collettività. Occorre andare anche oltre. Questo per non vedere andare via tanti giovani, per non vedere tante persone abbandonarsi ancora di più alla loro tristezza. Richiede fare programmi a lunga scadenza, veramente lunga scadenza. La mia preoccupazione, ve lo devo dire sinceramente, che in questi 5 anni possano succedere cose estremamente importanti per la nostra popolazione e che possano lasciare una traccia negativa e indelebile per noi. Quando noi abbiamo deciso di candidarci, di impegnarci per questa storia, avvertivamo in maniera chiara la preoccupazione che nei prossimi anni potesse succedere qualcosa di estremamente delicato per il nostro avvenire. Una per tutte, e siamo attenti, vigili e sappiamo difendere il nostro futuro. Io temo moltissimo che per fare cassa, per fare fronte ai bisogni impellenti di questo comune, si decidano, si facciano delle scelte sbagliate per il nostro paese. Stiamo attenti, siamo vigili. E se è necessario uniamoci, perché la popolazione che è all'opposizione è la maggioranza, per difendere il nostro futuro, la nostra storia e il nostro territorio. Io penso con preoccupazione alla possibilità che venga realizzata la mega discarica di rifiuti pericolosi. Io temo che si possano realizzare delle attività non in sintonia con le nostre necessità reali, ma solo per fare cassa, per far fronte con delle boccate di ossigeno a una situazione terribile. Speriamo che ciò non accada. Quando vi ho parlato le altre volte, io vi ho detto con semplicità, credo, spero, che ogni scelta va fatta in maniera ponderata e non in maniera strumentale a fini elettorali o a fini propagandistici o di altra natura. Ma esclusivamente ogni scelta deve essere fatta per il reale interesse del futuro, del presente e del futuro di questo paese. Spero che ciò avvenga. Tutte le scelte, tutte le azioni amministrative che saranno in quella direzione troveranno il nostro consenso. Non c'è chiusura a priori nei confronti di nessuno, non ci deve essere mai nei confronti di nessuno. Anche se non si condividono le scelte, i modi e quant'altro, bisogna portare sempre rispetto, intanto per la popolazione e poi per i rappresentanti della popolazione. E mai, mai da chi vi parla o da questo gruppo, sono sicuro, ci saranno espressioni offensive, verranno usate espressioni offensive nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni. Bisogna portare sempre rispetto. In ogni momento, la critica può essere anche feroce, ma il rispetto ci deve essere. Non si possono definire e non si dovranno definire mai, noi non lo faremo, i rappresentanti delle istituzioni con espressioni o termini non belli da sentirsi, da proferirsi e da sentirsi, mai, perché le istituzioni devono essere rispettate, criticate ma rispettate. Io non sono l'uomo delle istituzioni, sono un uomo delle regole, in quanto avvocato mi piacciono le regole perché credo che aiutino a vivere in maniera più chiara le persone e possono far superare tanti problemi. Questo non vuol dire che non bisogna essere duttili, non bisogna essere anche accomodanti. L'intelligenza serve per quello, ma l'intelligenza deve essere supportata dalle regole. E fra le regole c'è quella del rispetto delle istituzioni. Io faccio l'augurio al nuovo sindaco perché possa operare per il bene di tutti i ferrandinesi, anche per il bene della maggioranza dei ferrandinesi che non l'hanno votato. Faccio l'augurio a tutta l'opposizione che possa operare con correttezza, ma con fermezza, nell'interesse di tutta la popolazione, soprattutto la maggioranza della popolazione di Ferrandina, ma di tutta la popolazione,
perché è essenziale che l'operato dell'opposizione sia chiaro e, se possibile, coeso. Mi auguro che ciò possa succedere. Questo gruppo Nuova Ferrandina continuerà a vivere, si rafforzerà e cercherà in tutti i modi di fare il bene dei ferrandinesi. Tutti coloro che riterranno, non solo domani, ma nelle settimane, nei mesi, negli anni prossimi, di avere un interlocutore affidabile, valido per la popolazione, ci troverà pronti e disponibili. E questo non vuol dire, l'ho già detto un'altra volta, ma lo ribadisco, non vuol dire togliere spazio ai partiti. I partiti hanno il loro ruolo, ma devono saperselo difendere e soprattutto conquistare con capacità, con valori, con le persone giuste. Auguro anche a loro, visto l'altissimo ruolo costituzionalmente riconosciuto, che possano farlo, che lo facciano nell'interesse di tutti. In questo momento personalmente ritengo che un gruppo come questo possa rappresentare in maniera più limpida gli interessi di tutti, da una parte e dall'altra, e non come un voto di protesta, ma come un voto di proposta. Le proposte non sono mancate, il nostro programma c'è. Noi, anche come opposizione, io come opposizione, cercherò di proporre quello che noi abbiamo scritto nel programma elettorale. Quello che noi abbiamo scritto nel programma elettorale non erano delle espressioni, delle frasi, dei pensieri messi là su carta soltanto perché un programma amministrativo deve essere necessariamente depositato in occasione delle elezioni amministrative. No, noi ci abbiamo creduto veramente, ci crediamo veramente in quello che abbiamo scritto. Lo abbiamo meditato, lo abbiamo studiato, abbiamo cercato di riscontrarlo sul territorio, riscontrarlo nel senso verificarne le necessità, le esigenze. Per cui ci crediamo e continuiamo a crederci anche in veste di opposizione. Cercheremo con tutte le nostre forze di farlo. Saremo un pungolo, credo, valido per l'operare amministrativo. Saremo una sentinella, saremo un baluardo, saremo attenti a che tutto venga fatto nel migliore dei modi. Non sarà semplice perché l'opposizione, io sono solo del mio gruppo, e l'opposizione, come voi ben sapete, è formata soltanto da 4 consiglieri a fronte degli 8 della maggioranza più il sindaco. Ma non importano i numeri alcune volte. Vedremo cosa succederà. Certo che la situazione è molto difficile e non sarà facile, come è stato detto più volte anche dal neosindaco nei suoi comizi, non sarà facile affrontare tutte le difficoltà e i problemi. Mi auguro veramente che non si strumentalizzino situazioni legate alle difficoltà nostre per altri fini, per altri scopi. Sono sicuro, me lo voglio credere con tutte le mie forze, che ciò non accadrà. Certo è che ove mai si dovesse paventare una situazione di questo tipo, sarò vigile nell'interesse di tutti. Non vorrei che venisse venduto, se possibile, niente del patrimonio ferrandinese. Non vorrei che venissero svenduti i beni del comune di Ferrandina a seguito magari di prime aste andate deserte. Vorrei che non ci fossero più sprechi. Vorrei che i dipendenti comunali si impegnino ancora di più. Vorrei che la popolazione fosse più attenta a quello che succede sul comune e fosse più presente sempre. Vorrei che i cittadini di Ferrandina, senza nessuna paura, dicessero cosa pensano e come votano. Il voto è segreto, ma il voto è legato a ognuno di noi, alla coscienza di ognuno di noi, alla storia di ognuno di noi, da 18 anni alla fine della nostra vita. E allora, se non abbiamo paura di quello che decidiamo, non nascondiamoci. E quando ci incontriamo, non diamo
già per sport nazionale e forse ancora più paesano addosso a chi ha vinto. Ci sono delle regole, condivisibili o meno non lo so, effettivamente sapere che si può amministrare con poco più del 35% dei votanti lascia molto perplesso chi vi parla, ma questa è la nostra regola e questa è la regola che va rispettata. E comunque c'è un 35% di persone che ha deciso di votare così come ha fatto, ed è giusto che amministrino, lo facciano bene, noi cercheremo di fare bene l'opposizione e tutto il tempo che avremo davanti nel futuro, che non si lega a una settimana, a un mese, o 5 anni, cercheremo di farlo sempre nel rispetto di tutti quanti. Buonasera.